questa preghiera vogliamo ricordare tutti i volontari defunti del gruppo Vigili del Fuoco e Protezione Civile di Oglianico e tutti i volontari di ogni corpo e gruppo che nel mondo hanno perso la vita per aiutare il prossimo. Preghiera del volontario di Protezione Civile. Signore, fa che questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, ma che sia simbolo di armonia e infonda fiducia. Che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, ma che servano da traino per diffondere l'amore e la solidarietà. Che i nostri fari servano ad illuminare soltanto volti sereni. Che la nostra barella trasporti solo allegria. Che le nostre manichette restino sempre asciutte. Che i nostri cani siano solo fedeli e giocosi compagni di vita. Che dalle nostre radio si diffondano solo messaggi di pace e di speranza. Che i nostri attrezzi siano strumenti per una vita migliore. Che i nostri mezzi portino solo pace e serenità. E che la nostra pala rimanga per tutti solo il simbolo della fatica e della partecipazione. Signore, quando tutto questo non sarà possibile, sostienici nella nostra attività di soccorso, che oltrepassa tutte le barriere ideologiche, razziali e sociali. E se mai ci fosse la necessità, anche con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane, là assistiti dal nostro patrono San Pio, noi saremo pronti per limitare i danni che l'uomo ha causato, per portare anche un semplice sorriso ed esprimere il significato della vera solidarietà. Aiutaci ad aiutare chi si trova nella sofferenza, nelle ostentazioni, nelle calamità. Amen. Festa della Protezione Civile di Oglianico come ogni anno. Tutti gli anni noi facciamo la Festa della Protezione Civile, oltretutto quest'anno facciamo i 25 anni da quando siamo stati iscritti in Protezione Civile, 1993. Tutti gli anni invitiamo i gruppi per festeggiare la nostra festa. Quindi questa è una festa particolare? Sì, quest'anno è una festa particolare, sperando che vada avanti nel lungo degli anni, che ci sono volontari disponibili a entrare nel gruppo e far volontariato. Perché la maggior parte delle volte entrano, però poi dopo quando c'è bisogno non ci sono mai. Quanti sono i volontari attualmente? Adesso attualmente siamo in 24, però come tutti i gruppi ci sono sempre i soliti 10 persone che quando c'è bisogno di intervenire per assistere la popolazione dobbiamo fare sempre turni su di noi. Via. Avete anche in programma degli eventi di prevenzione? Sì, la prima e la seconda settimana di novembre abbiamo un tratto di strada comunale dove ci sono degli alberi che dobbiamo abbattere, anche perché quando piove molto le foglie o i rami cadono sull'asfalto, intappano i tombini e solitamente c'è sempre mezzo metro d'acqua, e onde evitare che che qualcuno vada a finirci dentro senza motivo, procediamo prima al taglio, una prevenzione che facciamo nel comune di Oglianico. Un ricordo: durante i festeggiamenti della Protezione Civile del gruppo di Oglianico è andato anche l'anniversario dell'alluvione del 2000, quando nell'occasione del tragico evento furono proprio due radioamatori del gruppo di Oglianico chiamati ad andare ad aprire il COM di Cornier. L'alluvione del 2000, 18 anni fa, proprio in questi giorni, ha coinvolto, oltre che il Canavese, dove siamo, la provincia di Torino fortemente, ma una bella fetta del Piemonte. I volontari hanno cominciato a lavorare insieme, diciamo che la Protezione Civile è nata prima ovviamente, però hanno cominciato proprio da lì a lavorare insieme, a fare squadra per affrontare queste emergenze.
coordinamento territoriale della provincia di Torino è sempre presente in questi eventi, quindi oggi a festeggiare la protezione civile degli anni. Beh certo, quando i nostri gruppi compiono gli anni o fanno queste feste è sempre felicità, è unione fra i volontari e quindi sono delle belle cose. Servono anche queste manifestazioni, questi momenti per aggregare i gruppi e per vivere bene insieme, non solo in emergenza ma molta formazione. In questo ultimo anno abbiamo fatto veramente tantissimo come formazione e poi ci sono questi momenti molto belli di aggregazione. Non è l'unico evento che riguarda la protezione civile che c'è oggi in Piemonte, in provincia di Torino? No, certo, il Dipartimento ha organizzato nella giornata di ieri sabato e oggi domenica Io non rischio, che è una campagna dove parecchie associazioni hanno aderito per divulgare il verbo di come si fa, di quale è il comportamento da tenere in caso di necessità, di alluvione, di terremoto, eccetera. Siamo su parecchie piazze, c'è Moncalieri, c'è Torino, c'è Sangano, non solo qui, in tutta Italia.